Cari amici di Ciao Como, buongiorno, buon pomeriggio. Dal centro di Como, da Piazza Cavour, il viaggio di questa ragazza che adesso vi presento e che sta girando, insomma, per sensibilizzare sul problema dei rifiuti di plastica. Lo fa con una bicicletta, come vedete, un po' particolare. In un cassone lei mette tutto quello che trova in giro e vedete che cosa ha trovato nell'ultimo suo viaggio, la sua tappa, che l'ha portata qui a Como. Mira, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno intanto, grazie. Sei arrivata a Como? Sei arrivata ieri Sì, sotto un bel po' di pioggia. un bel po' di pioggia. Allora, come sta andando questo tuo tour? Ti abbiamo già incontrato l'anno scorso, no? Ecco, metti la mascherina così, perfetto. Dicevo, come va questo tuo tour, cara Mira? In giro ti saluta anche Massi Zeus. Ciao, ciao. Allora, Mira, dicevo, come sta andando e qual è il tuo messaggio anche ai comaschi? Allora, come sta andando? È una domanda sempre un po' difficile da cui rispondere perché dico sempre bene e male. Ebbene, perché va bene, ma però anche quando... Esatto, male Male, perché. Mira, cosa hai trovato qua in giro Allora, sulla strada? queste cose in realtà sono solo dei primissimi chilometri ieri perché poi ha iniziato a piovere tantissimo. A diluviare, E quindi c'è un pezzo di, non so se è una esatto. macchina Eh sì, o una assolutamente. moto, probabilmente di un incidente, c'è Un questo qua. cerchione, E ovviamente ci sono sempre bottiglie, ecco, bottigliette, bottiglie di sempre. plastica, purtroppo. E ci sono anche i tappi, però. Esatto, questi sono i tappi raccolti da tutta l'Italia, perché ho fatto 16 regioni diverse. Infatti Dove sei partita, Mira? 4 sono partita il 4 luglio da Torino. luglio da Torino, infatti abbiamo visto c'era anche il comune, ecco, esatto, città di Torino, esattamente, perfetto. E dove sei andata? Ho seguito la via Francigena Ah, che verso la bello! Puglia e quindi quelli lì erano già 1000 qualcosa chilometri. Poi ho proseguito per la Calabria, la Sicilia e poi sono ritornata al nord passando per le Dolomiti e quindi ora sono qui a Como Ah, che bella e questa. mi sto avvicinando ai 5000 chilometri. 5.000 chilometri? Sì. Ecco, Mira, insomma, gira e porta in giro questo bel messaggio, giusto? Che è quello di, insomma, cercare di essere sensibili, di non buttare la plastica per terra, di non buttare le bottiglie in giro. Però è una battaglia persa oppure no, Mira? Secondo me non è persa, è Ah, molto è di... difficile, perché se io quella che riesco a prendere è giusto nemmeno 1% di quello che c'è, sarà 0,0001 nemmeno. E quindi cioè, io ovviamente con questo, quella cosa che raccolgo non faccio la differenza io, però tutte le reazioni super positive delle persone che ho conosciuto lungo la strada mi fanno venire speranza per il Ma futuro. tu scusa Mira, cosa fai? Quando sei in giro con la tua bicicletta sei un po' come un detective, guardi Oh in giro, sì, ormai c'ho il radar. Tum, tum. Dico, osservi e se vedi qualche cosa ti fermi. Sì, infatti quindi durante una tappa che in media è 75 km, durante una tappa mi fermo non so quante volte perché c'è sempre la bottiglietta o qualcos'altro. Beh, insomma, ragazzi, però ecco, a parte la bravura di Mira e la sua simpatia, però effettivamente trovare in giro ce n'è purtroppo c'è Sì, tanto, e c'è ieri tanto. avrei potuto riempire il cassone tantissime volte. Ho fatto Milano-Como, che erano 40 km, e ho visto di tutto e di più, però con la pioggia non mi sono fermata perché ero già completamente bagnata e volevo solo arrivare il prima possibile a Como. Oggi ti sei un po' quindi ritemprata, hai visto che hai trovato anche una bella Sì. giornata di sole. Oggi qua a Mira siamo in centro a Como. Ci chiede Samuele, tanti che ti salutano, intanto. Allora Alessandro, Anna, Rosi, Samuele, Mimma, Massi Zeus, ovviamente. Ok, Samuele dice: sei passata dalla Toscana? Perché lui è a Sì, Firenze. due Ah, volte. due Sì, volte. lungo la via Francigena sono passata per Pietrasanta, Lucca, Siena, Monteriggioni, anche la parte sud, Radicofani, e poi salendo sono passata per Firenze e Prato, per esempio. Ok, senti, ma detto tra di noi, c'è qualche regione che è più, come dire, poco attenta, mettiamola così, al Sì. riciclo della plastica, Mira? Sì, devo dire che appena mi sono avvicinata a Roma la situazione ha iniziato a cambiare. Ma in Però peggio o meglio? peggio, Peggio. peggio. Però le tre regioni che per me sono tutte e tre al numero uno di deve cambiare qualcosa molto velocemente sono la Puglia, la Calabria e la Sicilia.
Quindi amici della Puglia, della Calabria, della Sicilia, ma lo diciamo senza alcun intento né polemico. No, perché poi sono regioni bellissime. Sono straordinarie. C'è questo contrasto, certo, enorme che non ha senso. Senti, ti saluta anche Katia, tanti che ci stanno guardando questo pomeriggio qua in diretta da Piazza Cavour. Che fine fa la plastica che Mira raccoglie? La plastica che Mira raccoglie a volte la consegno proprio dai comuni che mi ospitano. Qui a Como alla fine sono ospite da un'amica, probabilmente la lascio da lei per la raccolta differenziata. Però per esempio a Viterbo, in piazza, la piazza principale lì, sono venuti con un piccolo camion della raccolta differenziata per la consegna simbolica. E quindi va nella raccolta differenziata, dove spero una parte verrà riciclata. Perché la plastica non è tutta riciclabile, purtroppo. È vero, hai ragione Mira, è molto bello. Allora, questa è una bellissima iniziativa che oggi vi abbiamo voluto presentare. Che dire, è a cavallo tra lo sport, perché in effetti una che fa 5.000 km con la bicicletta è sportiva e in effetti è un fisico, si vede. E il senso civico, perché ti ha spinto la voglia di andare in giro a scoprire l'Italia. Sì, sì, assolutamente. E il senso civico. Mm-hmm. Di dove sei tu, Mira? L'abbiamo già detto l'altra volta, non sei italiana? No, sono olandese, di un piccolo paesino in Olanda, però ormai sono in Italia da 8 anni. Ecco, esatto. E cerchi di portare in giro questa sensibilità. In Olanda, secondo te, ce n'è di più di attenzione rispetto all'Italia? Sì, devo dire di sì. Infatti anch'io quando ero piccola, già i miei e tante persone intorno, c'era già molto più attenzione all'ambiente, a queste cose. E quindi sì, vedo che c'è una differenza assolutamente. Però vedo anche in Italia tanta volontà e quindi spero che con questa volontà poco a poco si può sempre continuare a fare meglio. Saluto anche Cosima, saluto Katia, saluto i nostri amici. Allora, io prima di affidare il saluto conclusivo a questa bella ragazza, bella e anche molto brava, perché effettivamente come vedete sta girando l'Italia con Cycle 2 e Riciclo, ecco, vedete, come vedete questo è il suo slogan, questo cassone insomma che purtroppo, ai noi, lei potrebbe anche riempire di plastica. Speriamo di no, ma ovviamente se lei la trova, la raccoglie. E allora affido a te, Mira, dopo averti ovviamente ringraziato della cortesia, un saluto. Ci dicono anche di passare da via Milano Alta, Como, insomma, va bene. Ecco, innanzitutto il tuo saluto e dove andrai domani? Allora, è una sorta di giro d'Italia, sì, perché alla fine ho saltato solo 4 regioni, quindi sì, ho fatto anche più chilometri di quelli del giro d'Italia. Ho preso un pochino più tempo. Domani vado, infatti domani faccio doppia tappa e faccio 125 chilometri. Ah, però! Vado fino a quasi Ivrea. Cioè Piemonte. Piemonte di già, perché poi domenica finisce questo giro di 3 mesi e mezzo a Torino di nuovo, in Piazza Castello. Ecco, torni a Torino e ti fermi sì, a Torino. Sì, ok, perfetto. Per ora, per quest'estate, questo giro sarà finito. Mira, è un bel messaggio davvero quello che tu ci stai portando. Ci ha fatto piacere poterti ospitare qui in diretta con la tua bici molto particolare. Bici cargo, la chiamiamo così. Bici cargo non assistita. Quindi ti fai anche le salite, le discese. Sì, tutto con le gambe. Con le gambe. Vabbè, ma una che arriva dall'Olanda, insomma, la bicicletta in Olanda. È vero, però noi la montagna non ce l'abbiamo. Ci saluta anche Francesca Matteri, la nostra carissima amica, che dice di averti vista. Ciao Francesca, un abbraccio. È un bel messaggio quello di Mira, davvero. Complimenti ancora. Grazie. Continua così. Se ritorni il prossimo anno a Como, noi ti ospitiamo con grande piacere. Ai comaschi un appello per dire, mi raccomando, state attenti. Ai maschi? No, in generale, ai comaschi. Comaschi. Comaschi! A quelli che abitano a Como, no? Comaschi! No. Volevo dire che non è solo il problema quelli che buttano la plastica fuori dal finestrino della macchina. No, ecco, non si fa. Non è solo quello il problema. Il problema è anche che consumiamo e produciamo troppa plastica. Quindi invito tutti a guardare all'interno delle proprie case, a vedere quali prodotti monouso di plastica si possono sostituire con alternative più sostenibili. Brava Mira, è un bel messaggio il tuo da Piazza Cavour, è tutto. Saluto Mira, buon viaggio. Ciao, buon grazie. Rientro a Torino. Ciao, grazie, buongiorno. Ciao Mira.